Bayer. Bayer, aspetta. 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 Che forse oggi hai bisogno di questo. Forse oggi hai bisogno di questa perché te la sei fatta sotto. Te la sei fatta sotto di fronte alla magnificenza, alla grandezza, all'enormità di questa squadra, all'esperienza, all'incredibile prestazione dell'Atalanta di Gasperini, ragazzi. Una squadra perfetta, con dei giocatori perfetti. Ademola Lookman oggi non ha fatto una partita da 8, non ha fatto una partita da 9, non ha fatto una partita da 10, ha fatto una partita da 12, da 11, da 13. Un giocatore clamoroso, clamoroso. Una tripletta fantastica. Oggi ha trasformato qualunque pallone in oro. Un calciatore clamoroso, Ademola Lookman. Ademola Lookman, ragazzi. Così come è clamoroso è stato Ederson e anche Ian. Dei giocatori clamorosi, una vittoria di squadra. Scamacca si sacrifica per la squadra. Fornisce un assist perfetto per il 3-0 di Lookman. Lookman ha fatto un gol più bello dell'altro. Ha trasformato tutti i palloni che ha toccato in una grande giocata per la squadra. Musso, grandissimo portiere, che ha fatto dei grandissimi interventi. Scalvini, anche lui fondamentale. Ragazzi, anche Koopmeiners, una partita, una squadra, una stagione perfetta da parte dell'Atalanta. Peccato solo per la finale di Coppa Italia persa contro la Juve, devo dire meritatamente, ma Gasperini porta a casa questa Europa League, ragazzi. Gasperini porta a casa questa Europa League. Incredibile, ragazzi. Incredibile. Gasperini, goditi questa Europa League con l'Atalanta, te la sei meritata in questi anni, hai fatto tanto, non avevi mai vinto niente, adesso vinci il trofeo più importante che tu potessi vincere, adesso però fai le valigie e vieni da noi. Gasperini, goditi questa vittoria e poi vieni da noi e poi fai vincere anche noi. Gasperini in conferenza stampa ha fatto capire che se avesse vinto questa partita se ne sarebbe andato all'Atalanta. Gasperini, mantieni la tua parola. Saluta l'Atalanta, fatti valere, fatti fare una statua a Bergamo e poi vola giù da noi e facci vincere un altro scudetto. Ragazzi, una partita clamorosa. Il Bayer Leverkusen non aveva mai perso quest'anno. Perde 3-0 contro l'Atalanta di Gasperini. Una partita stradominata. L'Atalanta che non vinceva un trofeo da 61 anni. Non vinceva un trofeo dal 1963. L'Atalanta nella sua storia ha vinto una Coppa Italia e un campionato di Serie B. Ma sto parlando di 60 anni fa. In questi anni in cui è stata fortissima non ha mai vinto niente. Come ho detto nel video precedente, ha giocato tre finali di Coppa Italia, non le ha mai vinte. Oggi gioca la sua prima finale europea e la vince e alza al cielo l'Europa League. Ragazzi, grandissima Atalanta, grandissimi complimenti a Gasperini e alla squadra. Gasp, adesso viene da noi però. Gasp, vieni a Napoli, ti aspettiamo. Ci vediamo in un prossimo video, ragazzi, e grande Atalanta.